Bentornati su Radio Design, ci eravamo lasciati poco fa, saltiamo di palo in frasca come piace a noi, e siamo partiti da il vino e da un packaging, e quindi dal packaging arriviamo al self-publishing. Ti è piaciuto questo intro, Michele? Sì, che non è il self-packaging. Self-packaging è il self-publishing. Publishing. Ciao Nicola, ciao a tutti. Allora, ho fatto un super titolo, self-publishing, come scalare la vetta di Amazon e arrivare primi. Sembra uno di quei titoli, di quelle verticali di marketing che ci piacciono tanto, che fanno un sacco di click, gli evergreen, contenuti evergreen che non muoiono mai. Sì, è vero. Oggi proviamo con Michele che sul campo ha provato un... anzi, sono Harry ormai che fai self-publishing e vendi anche online, quindi ci racconterai un pochino... Cerchiamo di rimanere nei 20 minuti perché la gente poi si annoia. Spieghiamo un pochino da dove è partita la tua idea, se è partita per caso, come spesso accade, ho iniziato a farlo per caso, sì, e poi come sei arrivato o dove sei arrivato. Allora, faccio una giusta precisazione, non è da anni io... No, ho solo pubblicato un libro, per caso, su Amazon, e ho visto che qualcosa si muoveva e lì mi si sono drizzate le antenne, no? Vabbè, ma l'hai pubblicato anni fa. Anni fa, sì. Anni fa. E poi, vabbè, poi su internet ormai, non so, io ho la dashboard di Facebook con appunto un sacco di formatori che si pubblicizzano su questi corsi, sul Kindle Publishing, e conosco appunto che è effettivamente un business interessante. Ti racconto la mia esperienza perché poi ovviamente io mi occupo di altre cose, quindi diciamo che il libro è stato diciamo marginale o comunque funzionale alla mia attività, che era appunto di vendita di consulenze, corsi, eccetera, quindi il libro comunque è funzionale. Ma nello specifico stiamo parlando, credo, di impostare un business sul basato 100% self-publishing. E che cos'è? Spieghiamolo. Perché forse non lo sanno tutti. Si tratta proprio di pubblicare. Io la faccio semplice, Nico, tu lo sai che parlo molto semplice. Michele viene da Taranto. Io sono un ragazzo di Taranto, sono un cantautore, scrivo delle canzoni bellissime e quindi sono una persona semplice. E praticamente si tratta molto semplicemente di pubblicare dei libri su Amazon. Molto semplice. Amazon mette a disposizione la possibilità di pubblicarti il tuo libro in cartaceo anche, cioè io lo sa Nico che è scopazzo per queste cose, tu non hai bisogno di la casa editrice non serve a niente, cioè io proprio non Mickey, serve a niente. Mickey è l'archetipo di colui che vuole distruggere le intermediazioni nell'economia. Sì, ricordatevelo sempre, più passaggi ci sono, meno guadagnate, più intermediari ci sono, distruggete gli intermediari, va bene. Stavo dilagando. Comunque, è per questo che io compro la forma di formaggio intera, cioè non voglio intermediari, cioè non voglio andare direttamente alla fonte. Sempre alla fonte. Perché diciamocelo, Amazon è il luogo dove si vendono i libri, si comprano, diciamo, i libri, e è partito dai libri, penso. Amazon poi si è sviluppato ed è diventato diciamo l'e-commerce più potente del mondo. Quindi, che cosa succede? Ti fornisce, prima si chiamava in un modo diverso, ora non me lo ricordo, adesso si chiama KDP, Kindle Publishing. È uno strumento, è un sito dove tu carichi il tuo libro, lo scrivi. Ho anche scaricato, perché vengo proprio da un lancio di un opuscolo, di un libro, di un Kindle, che è uscito qualche settimana fa, appunto scritto insieme ad un ragazzo, e questo che è interessante, il ragazzo con cui ho scritto questo libro, cioè lui ha scritto la prima parte, io la seconda, ha fatto un corso di uno di questi formatori che io ho citato, un corso di uno dei migliori, credo, formatori, ora io non ho molte conoscenze, però è molto nel campo, quotato, e quindi mi ha dato un po' di suggerimenti. E che cosa succede? Tu carichi il tuo libro, lo puoi caricare sia come in formato digitale, quindi solo Kindle, e che però si legge anche su tablet, dappertutto, anche se non hai il Kindle lo leggi, e di solito quelli digitali costano meno, e in più Amazon ti offre proprio un servizio di stampa on demand, giusto? Sì. Usare il termine? On demand. On demand.
Nel senso che tu puoi impostare il libro anche in maniera cartacea, lo vendi su Amazon, tu non devi stampare niente, non devi andare alla tipografia, non devi andare a firmare quei contratti. Ti ricordi negli anni 90 le case editrici? Sì, medioevo. 1.800 euro nelle librerie, alla fine tu ti stampavi le tue copie e loro lucravano su di te. Ecco, tutto questo non c'è più. Basta lucro. Tutto questo non c'è più e c'è praticamente che tu carichi il tuo bel libro, tutto il progetto, e lo imposti anche come libro cartaceo che verrà stampato direttamente da Amazon nel momento in cui... Calmati, Michi, calmati. No, scusami. Direttamente da Amazon nel momento in cui viene acquistato, quindi tu non hai problemi. Poi Amazon che fa? Ti dà la percentuale maggiore. Allora, facciamo l'esempio, tu firmi con una casa editrice, anche una grande casa editrice, poi nella scelta tra una grande casa editrice, se la raggiungi, e fare da solo, ovviamente ognuno fa le sue valutazioni. È probabile che se pubblico con Mondadori, ovviamente mi danno il 10% delle royalty, però ho una visibilità maggiore. Vado a scaffale, come si dice in gergo, credo. Mamma, bellissimo, ridillo per favore. Posso andare a scaffale e con Amazon non vado a scaffale, anche se in teoria sì, puoi dire, puoi anche addirittura, questo è un livello successivo che non ho approfondito, però ho visto Montemagno nel suo ultimo libro, ha stampato i libri per i fatti suoi, lo ha fatto solo con Amazon, ha stampato i libri per i fatti suoi, li ha spediti ad Amazon e Amazon poi, quindi li spediva sia alle case editrici, perché diceva ragazzi, se lo volete nella vostra libreria, ordinatelo, ditelo al libraio che sta su Amazon. E loro lo ordinavano, e poi oppure all'utente finale che lo comprava direttamente dal sito. Però, appunto, veniamo alla sostanza. Quindi tu puoi pubblicare il libro cartaceo, il Kindle e adesso anche gli audiolibri. C'è la piattaforma per gli audiolibri, che adesso ho capito che è la piattaforma per gli audiolibri, che è ACX, correggimi se sbaglio, non so se la conosci. Ok, sì. Audible. Sì, no, però la piattaforma per caricare, perché io vedevo i video dei formatori e diceva... Guadagna con gli audiolibri con ACX, dovrebbe chiamarsi, okay. Sarebbe il KDP degli audio. Sì, vabbè, il gestionale, dove tu puoi anche registrare e vendere audiolibri. Quindi hai questi tre asset, guarda, asset. Mamma mia, asset. Tu hai un libro. Non è che io e Michi parliamo come se fossimo da soli. Ma c'è gente, io non so perché sono nell'intervento. Sì, qualcuno arriverà, che ci fai? Vabbè, tanto rimane... Di asset, per favore, dillo, asset. C'hai questi tre asset, che è il libro in digitale, il libro cartaceo e l'audiolibro, che però in realtà sono gestiti tutti e tre come merce digitale, perché alla fine tu, una volta che hai caricato il progetto, hai deciso il prezzo, ti becchi il 70%. Che sogno, amici, quindi, il 70% è tuo. Amazon fa tutto. È come fare la farina da soli. Sì. Hai il margine dell'80%, come fare la pizza da soli. E il margine della pizza, quello è il vero soldo. Arriva il primo commento che è maestro, non so se riferito a te o maestro, da Cilloco. Maestro. Ok, adesso veniamo all'evoluzione proprio speculativa di questo mondo, perché ci sono ragazzi che partono, perché dicono, ed effettivamente è così, tra tutti i business online è il più semplice. Okay. Non devi fare Amazon FBA, non devi fare dropshipping, non devi fare videocorsi, non devi fare personal brand, non devi fare social media manager. Sono questi i business del momento, okay? Che una persona si può decidere di attuare. Mi piace, Michi, vai avanti. Il self-publishing è una di queste opportunità. Ed è la più semplice perché in realtà che cosa fanno le persone? Commissionano i libri, non li scrivono neanche loro. E chi li scrive, Michi? Li scrive dei ghostwriter, degli indiani anche, dipende. Io non sono entrato nel... Tu puoi, su Upwork, su Fiverr, puoi... Upwork non lo conosco, è come Fiverr? Sì, è come Fiverr, però ci sono appunto... Puoi trovare gente che per 150 euro, 200 euro, ti scrive il libro e non vuole nessun diritto. In inglese, tra l'altro. Sì, allora alcuni consigliano, ragazzi, non vendete in Italia... perché è un mercato ridicolo. Vendete negli Stati Uniti. Cioè, arrivano altri commenti senza motivo. Palumbo, idolo. Sì, lo so, questi sono argomenti che... Vabbè, comunque, ognuno fa quello che vuole. dicevo, quindi, non solo quindi commissionano i libri,
e che fanno? Ne pubblicano tanti. Trovano la nicchia, il punto, la questione è, trova le keywords giuste. Ovviamente stiamo parlando, ecco, non l'abbiamo detto all'inizio, stiamo parlando di manuali, non pensate di guide pratiche su come risolvere un problema. E how to. How to. Non stiamo parlando di romanzi, il romanzo è un altro mondo. Cioè, non tu sogni di fare lo scrittore, cerca la Mondadori, in bocca al lupo. Qui stiamo parlando di manuali. Quindi, come usare la lavatrice. Come usare, puoi scrivere qualsiasi cosa. E che cosa succede, ragazzi miei? La cosa bella, appunto, è che dopo che hai lanciato il libro, ci sono varie tecniche che puoi utilizzare, appunto, per farlo andare, diciamo, nelle prime posizioni, almeno nella sua categoria. Puoi iniziare anche a regalarlo all'inizio, in modo che scala le classifiche. Puoi fare delle offerte, dire... Fare lead generation, Mickey. Sì, lo usi per fare lead generation. Esatto, bravo, questo mi piace. Cioè, lead generation attraverso Amazon. E comunque lui sale anche nella classifica, dopo puoi aumentare il prezzo. Però nel momento in cui il libro... Quindi, scusami, specifichiamo questa cosa. Io posso mettere un libro e posso decidere di regalarlo in versione digitale e quello risulta come una vendita su Amazon? Sì, sì. Questo è molto interessante. Sì, sì, sì. Ora, non, guarda, sono sincero, non l'ho mai fatto questo, perché sai che non l'ho fatto. Però c'è anche la classifica, in realtà su Kindle ho visto che c'è la classifica dei più regalati, cioè quelli, ti dice... Venduti e regalati, okay. Sì, primo nella classifica dei venduti, primo in quelli gratis. Comunque, il fatto che riceva tante vendite o tanti download gratuiti comunque aiuta quella parola bellissima che abbiamo usato l'altra volta, a arrancare il libro. Mamma mia, bellissimo, scusami, ho un momento di estasi. Arrancare è stupendo. Arrancare è bellissimo. Allora, ti do altro contenuto bomba. Rancami, ti prego. Quindi, tu all'inizio o lo regali, o fai, noi abbiamo fatto un'offerta lancio, 4,99€ i primi tre giorni, poi sale a 7,99€, poi sale a 9,99€, e la gente, sai, con un po' di scarsity fa le vendite, ti serve, no? Ti aiuta. Scarsity, poi lo spiegheremo in un'altra puntata. È fondamentale, ragazzi. Ci saremo cialdini, faremo un sacco di neuromani. Se vendete qualcosa, avete bisogno un po' di scarsi, cioè di indirizzare le vendite in un momento che è volete voi. Andare al sud dove non ci sono belle donne in certe zone, quello si chiama scarsity. Sì, devi perché se aspetti la gente molto spesso rimanda, sai, comprare, quindi gli devi dare dei motivi per farlo subito e lucrare. Scusa, quindi, volevo farti una domanda, un passo indietro, ti volevo dire... Sì. Quanto impieghi, so che tu sei uno che è molto focalizzato, nel senso che riesci a fare un sacco di roba in poco tempo, ma quanto ci vuole per scrivere un libro di 50 pagine, un manuale? Cioè tu quanto ci hai messo? Ci vuole, no? Io solo, noi non avevamo tempo, era un progetto che volevamo fare. Poi il ragazzo ha abbandonato, nel senso che apro una parentesi, nel momento della quarantena gli uffici stampa musicali, soprattutto quelli dei miei studenti, perché io ho un corso in cui insegno musica, tutti pieni di lavoro, non avevano un momento libero, gli è scoppiato il business. Quindi anche questo mio... Ho detto anche oggi a lezione, ho detto questo è il momento perfetto per chi lavora nel digitale, e tutti erano ragazzi. Sì, però la musica è un mondo strano, perché se senti qualcun altro ti può raccontare chiudono gli studi di registrazione, non lo so, pensateci bene, nel senso che c'è gente che lavora. Comunque, veramente tutti pieni, quindi lui aveva scritto tipo, è un libro di 30 pagine alla fine, un Kindle, però è pieno di contenuto, alla fine puoi anche scrivere 30 pagine, ma se stai rivelando cose importanti, utili alle persone, va benissimo. Quindi però ci vuole tanto, ragazzi, e comunque curate il contenuto, se no non funziona, qualcosa che veramente sia utile. Certo. Questo è sempre la premessa. Per questo la domanda, ho detto, cioè... Sì, non è che ti giri e ti svegli la mattina e in un giorno lo fai. Ma perché il self-publisher di professione, che cosa fa? È come se fosse un imprenditore, ha la visione, ma poi il resto delega. Nel senso che io voglio fare questo business, allora cerco le... Pazzire, vai avanti. Sì, guarda, noi ci siamo persi di vista, ma io ho comprato corsi da migliaia di euro e adesso parlo così. E però è vero, ragazzi, perché comprate, formatevi. Comunque, dicevo, che stavo dicendo, Dio, non mi ricordo perché... Che fa, delega. Delega, quindi scelgo le keywords giuste.
scelgo l'argomento giusto, la nicchia giusta, e poi delego, trovo chi lo scrive, ovviamente devo instaurare un rapporto di fiducia con una persona che sia competente, devo fare una ricerca, devi avere qualcuno, un, due, tre persone, e poi lì c'è l'effetto leva, cioè se tu poi metti i soldi, bisogna far lavorare i soldi, capito? Questa è una chicca, non dovete lavorare voi per soldi, sono i soldi che lavorano per voi. Quindi mettete a lavorare i soldi, quindi trovate le persone giuste, cioè la vision, dopodiché avete i libri, seguite tutte le tecniche. Ti do un'altra chicca. Quando siamo andati, il libro in questione, che è finito nel primo giorno, è stato bellissimo, Smart Music Working, una guida per musicisti per aiutarli in questo momento che stanno a casa, per monetizzare un po'. Il primo giorno, vabbè, io ho una lista mail molto importante che deriva dagli anni, quindi questo vi aiuta ovviamente se avete una lista mail. Per questo studiate l'email marketing, la lead generation, perché è il periodo questo. Anzi, siamo già in ritardo, avremmo dovuto essere ricchi a quest'ora, per quanto è potente questa cosa. E quindi io avevo una lista email importante, quindi siamo andati primi nella categoria music business, primi nella categoria musica e al 900° posto della classifica generale. E io lì, cioè, tu pensa, la sera, bellissimo. Esaltatissimo. Intanto Jonas dice rich dad, poor dad. Esatto. Kiyosaki è... leggete. E poi far lavorare i soldi, top. Top. Kiyosaki... Jonas, che viene da un'esperienza ha lavorato per Amazon, se non sbaglio, in Slovenia. Bellissimo, la Slovenia, ho fatto il tour della Slovenia l'estate scorsa, a maggio, a quest'ora stavo in Slovenia. Va bene, quindi, che cosa succede? Dopo che tu l'hai rankato, che cosa vuol dire? Che hai fatto tante vendite i primi giorni, poi possibilmente devi ricevere anche tante recensioni, quello aiuta. Dopodiché ci pensa Amazon, tu puoi passare al libro successivo. Perché ti racconto la mia storia, io parto con Il segreto per vivere di musica, non mi ricordo che anno era il 2017 forse, ma anche lì, come è successo con YouTube, che tu mi hai detto, che io facevo i video su Facebook e tu mi hai detto, mettili pure su YouTube, e io, che grazie a Dio, eseguo, è bello quando tu... Sì, è vero, tu esegui, hai fatto pure il podcast, tra l'altro, poi fatto mi hai lo sai che posso aprire una parentesi? Cioè, è successa la stessa cosa di YouTube sul podcast. Gente che mi scrive, no, io ti ho scoperto su un podcast. E mica sono coglione io, amici. No, assolutamente no. Quindi, mettendolo, l'ho messo lì, su Amazon, e vedevo che vendeva da solo. Nella mia sequenza di mail, l'autoresponditore, me lo vendo anche per i fatti miei. Cioè, tu lo puoi comprare di meno se ti iscrivi ad una mia lista. Ti do il PDF brutto, perché io non sapevo che cosa stavo facendo. Però la gente lo compra anche su Amazon. E quello da solo, non l'ho mai rankato, quello da solo è andato primo nella sua categoria. Ed è stato... Quindi poi ho approfondito, poi è tutto stato merito di questi mesi, che un po' avevo del tempo in più. Tutto quel fratello tempo... Covid ti ha aiutato. Sì, perché avevo del tempo in più, del tempo che non dovevo più andare ad occuparmi con la mia compagna di relazioni tra uomo e donna. Sociali, sai che sono richieste, o amici, tutto quel tempo perso, diciamolo, tra noi possiamo dirlo, tra noi e il web, benissimo, tra noi e le persone, tutto quel tempo perso ce l'avevo in più, e quindi ho approfondito. Quindi che volevo dire, come concludere? Quindi dopo fa tutto Amazon, io vedo gente, ragazzi, stiamo parlando di gente, poi... perché io vedo le pubblicità, seguo alcuni formatori, vedo le dashboard del loro, e poi l'ho visto io nella mia, cioè io ci credo, perché magari uno vede una pubblicità, faccio 5.000 euro al mese col Kindle, 10.000 euro, si arriva tranquillamente a queste cifre, parliamo ovviamente di fatturato, perché poi certo, sono royalty, ci devi pagare, però si arriva tranquillamente, ovviamente ti devi, come ogni cosa, scegliere. Sì, devi fare la tua scelta e poi dedicarti, ma ci arrivi, ma devi impegnarti, non così. Io lo sto un po' prendendo così, però ora sto scrivendo un nuovo libro perché mi sto divertendo. Però effettivamente io ho toccato con mano il Amazon, perché quando io, senza sapere nulla di tutto questo mondo, mi vedevo una, due vendite al giorno del mio libro,
senza fare niente, cioè ci pensa Amazon. Se tu moltiplica, ecco perché la gente che ha fatto dice, ma Amazon funziona, allora io creo 1 o 2 copie, no, di un libro, me le fa Amazon, ne creo 10, moltiplico per 10, certo. Quindi si è sviluppato questo business. Ma ci puoi dire quali sono le royalty sul prodotto? Tipo, allora, su 5 euro quanto guadagniamo? Allora, abbiamo lanciato a 4,99€, ci dava tipo 2,81€. Beh, tanta roba. Poi è salito ora su 7,99€, noi prendiamo 4,83€. Beh, 4 euro a vendita, ma non li fa neanche quello che lavora con Mondadori, fighetto, che lascia il libro, cioè, in Italia. Allora, chiudiamo con, potete decidere di fare il Kindle Publish e buttarvici, vi consiglio di prendere dei corsi, non fatelo così a cavolo. Oppure, comunque, una cosa anche importante è, se siete persone che vogliono metterci la faccia, se hanno una passione delle competenze e vogliono sfruttare tutti gli strumenti di cui Nicola parla molto bene ed è molto competente e vi spiega tutti i giorni, fatelo, perché poi se avete una lista mail, un gruppo di persone che vi segue, quella è un modo per monetizzarlo, il libro. Ma vi siete resi conto che tutti scrivono un libro? Ma poi il libro, perché? Tutti dicono, i libri non vendono. Ma ti vuoi svegliare? Cioè, dai! I romanzi, è vero. Quindi questo, non so se sono stato nei 20 minuti, sono molto schizzato. Sì, sono 21 minuti, sei stato quasi perfetto, mi sei piaciuto molto. E ovviamente Michele parte da una posizione di vantaggio, perché sono anni che lavora su lead generation, creazione di contatti, ha, diciamo, una nicchia molto potente su cui lavora, quindi è ovvio che... Sì, potrei anche essere, anzi, una nicchia scoperta, ma tu stanno sbucando come... Io devo baciare a terra quel giorno, a ottobre 2016, che anche lì, Montemagno era il periodo, continuava a dire fate un video al giorno, e io l'ho fatto, e benedico quel giorno, cioè, se non l'avessi fatto, adesso stanno arrivando tutti come, meno male che ho iniziato prima. Ma dacci dei numeri, quanti libri hai venduto tra gratuito e a pagamento? Ma siamo su un centinaio di copie, ti voglio dire, il giorno è partito tutto l'11 maggio. Cioè, 100 copie già venduto. Cioè, probabilmente hai venduto più di Vespa e questi qua che fanno i libri. Non lo so. Comunque non so. Quindi, io lo sai, sono per, se volete scrivere voi, ovviamente ci mettete più tempo. Non è semplice, questa cosa non l'ho sviluppata del trovare lo scrittore, pagare, mettere tutto a leva, eccetera, eccetera, perché è impegnativo. Certo, è uno sbattimento. Però, ecco, sto scrivendo un nuovo libro, magari avere 4-5 libri a nome mio, comunque sono royalty che ti tornano, è un passive income interessante. Mi hai detto passive, che bomba, passive income! Te le butto così! È stato bellissimo, amici. Se vuoi, domani facciamo un focus su una delle parole che hai detto, perché sono tutte parole che si possono verticalizzare. Comunque, quando vuoi, infoprodotti, veramente lì, non so se ne hai già parlato, io infoprodotti, videocorsi, sono è il mio campo proprio. Sei il top, veramente il top. Mi piaci tu e il tuo microfono, Miki. Sì, è una cinesata, non so se... Vabbè, la cinesata l'avrà fatta fare da qualcuno e l'ha venduta su Amazon. Sicuramente la fanno, sì. O l'ho comprata in dropshipping. Questa è una libabata, secondo me, questo microfono. Sì, però da Amazon, quindi è uno che faceva dropshipping. No, faceva Amazon FBA. Non lo so. Attualmente mi sembra un bel mondo questo. Qualcuno non è d'accordo. Ci saranno che... Però a me questo mondo piace. Non so se collasserà ad un certo punto. Oppure no? Io penso che esploderà bomba e chi rimarrà indietro sarà finito. Anche perché c'è il mondo, c'è il mondo. Sì, ma anche perché se riesci a beccare una nicchia di 1000 persone e ognuno spende 5 euro per te, hai fatto 5000 euro. È incredibile. Sì, poi sei veramente... c'è il mondo come audience, nel senso che fai cose in inglese, libri, quello che è, poi ci sono le nicchie delle nicchie. Certo. La musica all'interno c'ha diverse nicchie: l'home recording, l'autopromozione, l'esperto di... Figurati, per ogni settore. Ecco, diamo l'ultimo consiglio: se proprio volete mettervi in proprio, attuare un business, qualsiasi esso sia, la nicchia, scegliete una nicchia. Ok, lasciamoci così. Scegliete una nicchia. Jonas dice che è stato in Slovacchia, non in Slovenia, ho sbagliato location. Chissà se Jonas è tornato a lavorare lì o è rimasto qua, lo scopriremo
magari becchiamo Jonas e facciamo una cosa in tre, che non è una cosa sessuale ovviamente, ma magari parlare e approfondire su Amazon, visto che lui ci ha lavorato, magari ci dà qualche segreto industriale e lo denunciano. Sarebbe interessante. Se vuoi scrivere un libro, quello venderebbe. I segreti di Amazon, lo vendi su Amazon? Inside Amazon. Io sono un titolista, io posso fare il titolista. Bene. È stato un sogno, Miki, grazie mille. E ci sentiamo anche domani, poi vediamo. Ti scrivo. Se vuoi passeggiare 20 minuti da esaltati, io sono... Mamma mia, comunque... Tanto non ci vede nessuno. Sì. Va bene, ciao ragazzi, ciao Michele, ciao, ciao, ciao. Ciao Nico, ciao.